Buonasera a tutti, grazie. Grazie per aver accolto il nostro invito, è un riscontro positivo che testimonia interesse per le cose che avvengono a Pescasseroli, ma l'interesse è anche nostro di ascoltare con attenzione e curiosità il professor Ronguggi su questo progetto, ma io lo chiamo spunto, uno spunto di riflessione su cosa poter fare in un territorio. E questo spunto è una riflessione su indicatori sociali, economici, turistici che hanno attentamente valutato e che possono offrire la soluzione ad alcuni problemi che sono caratteristici del nostro territorio. Una piccola premessa che è questa. La nostra amministrazione è un'amministrazione post-Covid. Bene, perché dico post-Covid? Perché il Covid ha fatto proprio da spartiacque tra un mondo prima Covid e un mondo dopo Covid. Noi siamo però in un'amministrazione di un dopo Covid che evidenzia però anche dei problemi che erano precedenti al Covid, ma che con il Covid, dopo il Covid, hanno assunto delle proporzioni più importanti e preoccupanti, tanto che lo Stato si è preoccupato di questo. Si è preoccupato di questo perché? Perché due elementi importanti ci pongono delle sfide future importanti. Uno è quella della digitalizzazione e l'altro è quella della denatalità, cioè del decremento demografico. E lo Stato ha stabilito un grosso contenitore che è il piano di ripresa e di resilienza. È un contenitore grande, macroscopico. Noi dobbiamo trovare in questa visione macroscopica la soluzione microscopica al nostro territorio. E questo è appunto uno spunto, un progetto ricco di idee che chiaramente va integrato, potenziato, migliorato, criticato. Però è l'inizio di un'avventura. Un'avventura che, come tutte le avventure, è caratterizzata da sogni, ma anche da difficoltà. Ma se queste difficoltà sono condivise e rendono partecipe le categorie di cui abbiamo bisogno, i portatori di interesse, ma le associazioni, cioè tutti quelli che possono condividere questo progetto e essere utili a questo progetto, sono sicuro che sarà un sogno avvincente che vale la pena di vivere. Adesso do la parola subito al professor Ronguggi, saluto intanto gli amici, presento Antonio Cassotta, che è il presidente del consorzio, che magari a cui delego anche, diciamo, la mansione di presentare gli altri. Prego. Grazie Sindaco, buonasera, grazie a voi tutti per la calorosa accoglienza. Appunto, mi chiamo Antonio Cassotta, mi ha già presentato il sindaco e rappresento, ma non sono il presidente, rappresento il consorzio Research. Consorzio Research che è il proponente di questo piano suggerito, perché non vuole essere assolutamente una definizione di quella che può essere l'attività futura. Il piano è stato sviluppato da... Non si sente? Non sono abituato, scusate. Il piano è stato sviluppato da un gruppo di lavoro, il professor Roncucci, qui presente, la dottoressa Elena Barazza, il geometra Petrillo, l'ingegnere Vincenzo Rosiello e l'architetto Antonio Maroscia. La genesi ci riporta 2018, quando dopo la manifestazione di interesse che il consorzio ha prodotto, si arrivò con l'allora
con l'amministrazione di allora alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa. Protocollo d'intesa che regolava appunto il rapporto tra il proponente e l'amministrazione ricevente. All'epoca l'amministrazione era guidata dall'avvocato Luigi Lacesa. A Luigi Lacesa rinnovo l'apprezzamento di allora e tutti i motivi di stima. Sono poi intervenuti dei motivi endogeni, ma anche problemi esogeni, per cui c'è stato un rallentamento, appunto parliamo dell'anno 2018, un rallentamento che ha finito col trasportarci al periodo pandemico, periodo che ha determinato in qualche modo il congelamento del piano. Arriviamo al 2022 e ricominciamo l'attività, la riproponiamo all'attuale amministrazione. Devo dire subito che al sindaco Giuseppe Sicari e al vice sindaco Diego Cutini, all'assessore Francesco Paglia, va il mio personale ringraziamento. E a questo si associa il riconoscimento corale di tutto il gruppo che rappresento, per la onestà politica e la capacità di interpretazione che hanno mostrato. Tant'è che, facendo proprio tutti i motivi, in origine hanno dato un'accelerazione notevole e sensibile a che in solo 10 mesi siamo riusciti a restituire il lavoro che il professor Roncucci, che mi seguirà tra breve, il professor Roncucci saprà ben illustrare. Non avanziamo assolutamente alcuna pretesa, abbiamo solamente l'aspirazione di aver contribuito e di poter contribuire alla cura di una visione, perché tale è stata all'inizio, che trova e troverà certamente nelle vostre volontà la giusta traduzione in atti concreti. Vi ringrazio e passo subito la parola al professor Roncucci. Buonasera, buonanotte. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Io sono Giovanni Roncucci, sono il presidente di questa società, Roncucci & Partners, che ha avuto il compito, l'onore e l'onere di elaborare questo documento che oggi vi presentiamo. Sto in mezzo, perché sennò fischia tutto. E anche io due brevi premesse. Allora, quello che il sindaco e Antonio Cassotta vi hanno detto è frutto di un lavoro che è iniziato nel 2018. Iniziato nel 2018 attraverso la raccolta di informazioni, di dati su questa terra, su Pescasseroli.
Tenete conto che la convenzione che esiste, che fu firmata all'epoca dal sindaco La Cesa fra Consorzio Research e l'amministrazione comunale, è a titolo gratuito, nel senso che l'amministrazione comunale, ci tengo a specificarlo, ha accettato che il Consorzio Research abbia immaginato di proporre alla cittadinanza di Pescasseroli e all'amministrazione di Pescasseroli un documento. Un documento che possa avere delle caratteristiche simili. Arancuccia & Partners è una società che è presente in diversi paesi nel mondo. Noi lavoriamo in Sudafrica, lavoriamo in India, negli Stati Uniti, in Brasile, in Serbia, in Tunisia. Abbiamo gli uffici a Bologna, la mia S tradisce l'essere emiliano romagnolo. E quello che cerchiamo di fare è di valorizzare questo paese, le aziende di questo paese, il territorio di questo paese. Per valorizzare il territorio di questo paese crediamo che, anche vedendo cosa succede nel mondo, cosa fanno gli altri, possa essere utile per adattarlo ai nostri contesti. Questo è un piano che si chiama Pescasseroli 2040. Sembra tanto in là il 2040, in realtà è probabilmente molto più vicino di quello che noi immaginiamo. Pescasseroli 2040 significa cercare di avere una visione che vada un po' più in là della quotidianità. Io capisco che tutti noi cittadini, ovunque abitiamo, abbiamo delle esigenze quotidiane, delle esigenze del vivere quotidiano, no? Quindi facciamo la guerra per cercare di combattere e di vivere meglio. Riuscire ad avere una visione, credetemi, in una realtà come quella di Pescasseroli, che è piccola, è una realtà storica, famosa da tanti punti di vista, non è semplice. Quindi la precedente e questa amministrazione in modo particolare hanno avuto e hanno creduto in questo disegno. Cambiamo il microfono. Basta che si senta. Quindi personalmente sono molto contento, questo è un fatto mio personale. Quando ero bambino, veramente piccolo, venni a Pescasseroli con i miei genitori e mio fratello e mi sono perso a Pescasseroli. E siccome ero vestito uguale a mio fratello, che aveva 2 anni più di me, una signora di Pescasseroli, che verosimilmente non ci sarà più, mi indicò mio fratello, e quindi io, che ero vestito uguale a mio fratello, andai incontro e mi ritrovai con i miei genitori. Questo è il mio ricordo di Pescasseroli tantissimi anni fa. Adesso purtroppo sono passati tanti anni, quindi mi fa particolarmente piacere essere qua oggi, presentarvi questo, che è un piano che parte dalla situazione attuale che noi abbiamo analizzato e cerca di immaginarsi un futuro secondo dei criteri che noi abbiamo scelto, abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo ragionato su come potrebbe essere il futuro di Pescasseroli, e quindi io credo che sia un contributo per voi, che lo potete criticare, lo potete accettare, lo potete migliorare, come diceva il sindaco, con molta onestà intellettuale. Quindi non vedete necessariamente un fatto politico, vedete un fatto sociale, un fatto ambientale. Il sindaco ha ricordato i nuovi drivers, si chiamano, no? La digitalizzazione, tutti parlano di digitalizzazione. E ovviamente della denatalità, c'è anche il terzo tema che è della sostenibilità. Siamo dentro il Parco Nazionale, che è il parco storico, ha più di 100 anni, 101 mi risulta, e quindi la sostenibilità non può che essere uno dei nostri fulcri centrali. Quindi non vedete questo documento né come un documento politico, né come un documento soprattutto conchiuso, finito. Quindi è un documento che vuole stimolare voi tutti, insomma, che viene oggi di fronte a voi, dove comincia un percorso. È chiaro che l'amministrazione si porrà anche il tema di come gestire uno sviluppo di questo genere, come gestire delle attività conseguenti a ciò che noi abbiamo cercato di immaginare in questo. E non è semplice neanche questo, perché gli amministratori cercano, come dire, di vivere quotidianamente, di cercare di soddisfare quotidianamente, che ci riescono, non ci riescono, non è compito mio, ma l'onestà intellettuale è quella di cercare di riuscirci, no? Ecco, cerchiamo di vedere questa cosa in una visione che ha senz'altro una componente più immediata, ma anche una componente di medio termine, e quindi vediamola un po' in prospettiva. Abbiamo questo problema tecnico, quindi io e l'amico alzo un braccio e lui girerà
quindi tutte le volte che alzo non è per salutarvi, anche se, ma è perché cambiamo. Allora, Pesca Servo 2040 è un primo passo di un percorso più ampio di sviluppo del territorio che l'amministrazione comunale ha intrapreso formulando questo documento di pianificazione strategica. E rispondiamo alla domanda: come vorremmo Pesca Servo nel 2040? Il punto interrogativo rimane. L'amministrazione, che ringrazio sinceramente perché ci ha supportato anche nell'elaborazione di questo documento, credo ci creda, se no non ve lo proporrebbe oggi, però rimane il punto interrogativo, quindi è aperto ai contributi. L'ho alzata tutta io, però l'altro non ce la faccio. Ci siamo. Allora, da dove siamo partiti? Abbiamo cercato... Vi facciamo un riassunto, se no sarebbe altro che un cinema di due ore che proprio viene noi. Abbiamo cercato di capire, venendo da fuori, pensate voi, con un po' di esperienza maturata in giro per il mondo e anche in Italia, ma venendo da fuori a volte si riescono a cogliere delle cose che dall'interno si fa più fatica a vedere. Abbiamo cercato di farlo, sempre con onestà. Siamo partiti dai punti di forza e dai punti di debolezza di Pesca Servo, guardando la situazione, guardando i numeri, vedendo quello che c'è. Quindi, territorio a forte vocazione turistica, sia per la stagione invernale che per quella estiva, numerosi percorsi di treni, mountain bike, impianti di risalita, snow tubing, posizionamento strategico rispetto alle città principali, L'Aquila, Roma, Napoli, Pescara, patrimonio naturalistico e faunistico unico nel suo genere, tutelato da oltre 100 anni, che è il Parco Nazionale, porto di accesso nel Parco Nazionale di Abruzzo, la Valle Molise, e città ricca di storia e di cultura da scoprire, da Benedetto Croce, la Fondazione Liberi, Castel Mancino, eccetera. Ce ne sarebbero altri, però questi li conoscete meglio di me, per cui non voglio tediarvi anche su questo. Andiamo sui punti di debolezza. Popolazione residente in costante calo negli ultimi anni, progressivo invecchiamento. Qualcuno di voi ha fatto la battuta quando ha visto il titolo, 2040, magari... Nel 2040 qualcuno non ci sarà più. Facciamo conto di esserci tutti, no? Con un po' di ottimismo. Popolazione residente comunque in calo, e questo lo sapete anche voi, progressivo invecchiamento, infrastrutture datate oppure in disuso, che necessitano di interventi di riqualificazione, una piscina comunale, impianti di risalita, il cinema che anche adesso so che domani credo si chiuda la gara per rifare il tetto, no? Perché ci sono un po' di infiltrazioni. Carenza di un tessuto imprenditoriale locale, si è depauperato progressivamente, difficoltà nel reperimento di fondi, investimenti, soprattutto nel settore privato, un calo importante delle presenze turistiche, soprattutto per quanto riguarda i flussi dall'estero, poi nell'ultimo anno siamo andati meglio, però c'è stato il post-pandemia, ma soltanto l'estero rappresenta il 3%, che è niente. Immaginatevi questo paese cosa potrebbe essere se venisse un po' di turismo straniero, che va in zone che non hanno la qualità, mettiamola così, di Pesca Servo. Territorio in generale poco promosso, con un'immagine da riposizionare sul mercato, ripensando alla propria offerta turistica sia in termini di servizi che di strutture ricettive. Quindi questo è un po' il quadro, in sintesi. Dietro ci sono dei numeri, ci sono delle elaborazioni che abbiamo fatto, ma che non vi do, nel senso che vi tedierebbero. Diciamo, queste sono le valutazioni più di carattere qualitativo, che penso voi conosciate. Quindi abbiamo cercato di definire quali potrebbero essere i macro obiettivi per lo sviluppo di questo territorio. E ripeto, non è una cosa di un anno, vedetela un po' in prospettiva. Un ripopolamento del territorio, una riqualificazione turistica, evidentemente, perché il turismo rimane uno dei driver principali, e l'ammodernamento delle infrastrutture, che poi sono tre cose, se volete, correlate, e l'una è funzionale alle altre. Quindi, per valorizzare i punti di forza e magari, come dire, dargli un significato anche diverso alla luce del fatto che il mondo è cambiato profondamente, questo lo sapete, lo leggete, lo vivete, no? Lo sentiamo tutti i giorni in televisione, è cambiato oggettivamente profonda il mondo. Faccio solo alcune considerazioni, voi mi perdonate, sono un vile economista, però voi dovete pensare che l'Italia è il secondo paese per propensione al risparmio del mondo.
Dopo il Giappone, siamo il paese al mondo che ha più capacità di risparmiare. In questo momento, in Italia, ci sono 8.000 miliardi di euro, lo ripeto, 8.000 miliardi di euro del settore privato, investiti in attività finanziarie o nei conti correnti. Gli italiani in questo momento hanno 2.300 miliardi di euro nei conti correnti. Ok? Poi uno dice, io non li ho, qualcuno li avrà, no? C'è la famosa media di quelli che ne hanno tante, di quelli che ne hanno meno. Poi abbiamo delle contraddizioni, il 10% di questo paese ha il 50% della ricchezza di questo paese. Questo che cosa significa? Che questa propensione al risparmio dobbiamo tradurla o in investimenti oppure la spendiamo. Quindi è vero che abbiamo l'inflazione, ma abbiamo anche molta spesa anche in attività turistiche. Quindi gli italiani si muovono da questo punto di vista. Partiamo da questo dato. Pescasseroli negli anni 60, negli anni 70 era un punto di riferimento del centro Italia. Se noi dal nord, fra virgolette, insomma, dall'Emilia Romagna, venivamo anche qui in vacanza, eccetera, era già rinomata allora. Quindi partiamo da questi punti di vista, però il mondo è cambiato molto. Forse noi abbiamo fatto fatica ad adattarci a un mondo che è cambiato e quindi dobbiamo necessariamente pensare a cosa può servire oggi per cambiare e per adattarsi a questo mondo. Dobbiamo cogliere delle opportunità. Quindi quello che noi abbiamo ipotizzato e suggerito è di avere una visione strategica. Cioè non possiamo dire facciamo quella cosa, facciamo quell'altra cosa. Dobbiamo inserire questo territorio e quello che c'è in questo territorio in una visione. Non lo facciamo solo noi, mezzo mondo lo fa. Se voi pensate che cosa fa, ha fatto la Spagna quando è uscita dalla tirannia, dalla dittatura, meglio dire, e che cosa ha fatto in questi ultimi 40 anni, facendo investimenti, eccetera. Noi probabilmente abbiamo dormito un po' sugli allori. La parola Made in Italy, forse nessuno lo sa, è il terzo brand più famoso al mondo. Più famoso al mondo è Made in Italy, ok? Il Made in Italy è un brand nostro di cui tutti possiamo godere, ok? Significa tante cose, non soltanto la Ferrari e Giorgio Armani, ma significa una capacità di saper fare, di saper produrre. Quindi siamo famosi in questo. Quando dico cogliere delle opportunità, dico esattamente questo, riuscire a cercare di capire come valorizzare quello che siamo e quello che abbiamo. Dobbiamo però individuare qualche driver, cioè qualche linea, qualche riferimento per cercare di sviluppare. Sì, sì, mi ha visto. Quindi Pescasseroli è una realtà profondamente legata al proprio territorio, che è caratterizzato da un patrimonio naturalistico e faunistico unico, che è sempre stato preservato, e qui bisogna dare merito all'omonimo del nostro sindaco, quindi a chi ha fondato il parco. Questo legame è un elemento fondamentale su cui indirizzare il futuro della città secondo un concetto di sviluppo sostenibile. Quindi la visione strategica non può che essere la sostenibilità. Ecco perché prima lo dicevo, la digitalizzazione e la denatalità si inquadrano in un tema di sostenibilità. Oggi tutti parlano di sostenibilità, ma qui abbiamo ragione di parlarne. Siamo in un territorio che è da sempre vissuto in maniera sostenibile. Quindi questo concetto si basa sull'utilizzo delle risorse del territorio per soddisfare i bisogni attuali della comunità, i residenti, che siete voi, e i turisti che vengono e vengono ancora, generando un nuovo valore anche per il futuro, e implica quindi la necessità di lavorare su tre leve. E quindi lo sviluppo sostenibile viene declinato in tre modi: una sostenibilità ambientale, una sostenibilità sociale e una sostenibilità economica. Anche questo non diamolo per scontato, anche questo se leggete qualche rivista, qualche giornale, si parla di questo. Declinarlo in tre tipi di sostenibilità, ambientale e lo capite, sociale e lo capite, perché che cosa significa rivitalizzare un territorio dal punto di vista sociale, e sicuramente economico, perché dobbiamo essere sostenibili anche da un punto di vista economico. Compendiare queste tre sostenibilità non è sempre semplice. Il nostro parere e la nostra esperienza ci dice che a Pescasseroli siamo un po' più avanti che in altri territori su questi temi, e quindi possiamo cominciare ad affrontarli.
avanti ancora. Quindi dobbiamo lavorare su questi driver avendo la sostenibilità, con iniziative mirate, e quindi rinnovare l'immagine della città, valorizzare il patrimonio naturalistico, migliorare la qualità della vita, creare sinergia con gli attori del territorio. Belle parole, ok? Poi vediamo i fatti in che cosa avvengono. Però sicuramente ricordiamocene queste parole, perché che cosa significa migliorare la qualità della vita? Cosa significa valorizzare il patrimonio naturalistico e rinnovare l'immagine della città? Beh, insomma, voi digitate che cos'è Pescasseroli sul web, oggi tutti vanno sul web, e vedete di rispetto anche solo ad altre realtà turistiche le differenze che possono esserci. Quindi dobbiamo lavorare. E io credo che il pubblico abbia bisogno del privato per lavorare. Da solo fa più fatica oggi. La finanza pubblica sapete in che condizioni è, ma anche la visione probabilmente pubblica sapete oggi in che condizione è. Quindi dobbiamo lavorare su questi temi. Per raggiungere gli obiettivi, che sono quelli che abbiamo detto, il ripopolamento del territorio, un miglioramento delle infrastrutture e una riqualificazione turistica. Questa non è che ci inventiamo molto, però sono cose importanti. Quindi il tema è come dobbiamo innescare questo circolo virtuoso delle tre sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, in un contesto di miglioramento. Quindi sono state predisposte, proposte, diverse iniziative utili allo sviluppo di Pescasseroli che in funzione dei driver di sviluppo sono state declinate su queste tre dimensioni della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Tuttavia, valutando la rilevanza e gli impatti delle diverse iniziative proposte, è possibile ricondurre le stesse a due grandi iniziative che di fatto possono innescare il circolo virtuoso di crescita descritto in precedenza. Che cosa vuol dire questo? Significa Pescasseroli è un comune, è un territorio su cui insiste. All'interno di questo territorio ci sono delle cose che possono essere fatte, degli investimenti, di riqualificazione, tutto quello che può essere fatto e che ora vi spiegheremo. Però ci sono due grandi iniziative nel quale abbiamo cercato di contenere, diciamo, lo sviluppo di tutte le altre. E sono due, no? Per provare a innescare questo circolo virtuoso. Il primo è un campus, Sport Summer School l'abbiamo chiamato, cioè la capacità di richiamare anche dei giovani, perché un campus di sport significa richiamare dei giovani. Pescasseroli ha una serie di infrastrutture che adeguatamente ristrutturate, sistemate, eccetera, si presta. Tutti ricordate l'ex ostello dell'ACI, in questo momento totalmente in disuso. Faccio un esempio. Però richiamare, quindi avere, dare un'immagine di Pescasseroli da questo punto di vista, sicuramente richiamerebbe. E la seconda è una nuova arteria stradale che collega Roma a Pescasseroli. Cosa significa collega Roma a Pescasseroli? Oggi venire da Roma si fa molta più fatica, il bacino quindi di Pescasseroli è più difficilmente raggiungibile. Con una nuova arteria stradale, quindi una nuova strada, che prevede un tunnel, molto importante, si ridurrebbero di moltissimo i tempi di percorrenza per arrivare a Pescasseroli. Queste sono due cose che non riguardano solo Pescasseroli, quindi le mettiamo lì. Sono due cose che agevolerebbero il piano di sviluppo ipotizzato. Ok? Allora, questo l'abbiamo chiamato così, Campus Sport Summer School significa creazione di un campus sportivo dove centrare servizi legati a diverse discipline. Il target sono ovviamente i residenti e i turisti. La finalità è riqualificare l'intera area degli impianti sportivi attuali sulla base di un intervento strutturato. L'offerta andrà diversificata prevedendo anche nuove infrastrutture per diverse tipologie di sport. E ci fermiamo qui per adesso. La nuova arteria stradale è invece questa costruzione di una strada di scorrimento veloce che colleghi Campoli Appennino e Frosinone con Pescasseroli. Il target sono ovviamente i residenti e i turisti. Tenete conto che dopo la pandemia, lo smart working, ne avete sentito parlare tutti, no? Lavorare da casa, ci sono tantissimi paesi attorno a Roma che vivono di smart working, di persone che prima andavano a lavorare a Roma e hanno vissuto, ripopolato questi piccoli paesi, Anagni, vicino a Terni,
paesi di questo genere. Parimenti in Toscana, paesi come Santa Fiora, nel Montagnata, sono tutti rivitalizzati dallo smart working, cioè dal lavorare qua invece di muoversi e andare via da questi posti. La finalità è migliorare l'accesso alla città, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza da tutti i principali centri urbani, Roma, Napoli, L'Aquila, Frosinone, Avezzano, dando una nuova immagine a Pescasseroni nel come porte di accesso al parco. Questi sono i due macro interventi. Adesso ne abbiamo ipotizzati altri. Ho piacere che vi presenti la collega Elena, che ha lavorato con me a questo documento. Grazie Giovanni. Se non mi sentite, anche io non sono molto abituata a parlare col microfono, quindi fate cenno, insomma, ditemelo. Mi presento brevemente, io sono Elena Parazza e lavoro con Giovanni all'interno di Roncucci & Partners da ormai un paio d'anni, quindi in realtà sono entrata su questo progetto quando l'abbiamo cominciato a riprendere a mano all'inizio di quest'estate. Non conoscevo Pescasseroli, faccio questa premessa, ammetto la mia ignoranza, non ero mai stata qui prima di allora, ma devo dire che nel momento in cui sono arrivata si percepisce da subito un'aria unica. Non dico magica perché sembrerebbe una parola fatta, buttata lì così, però devo dire che questo è un progetto al quale abbiamo lavorato insieme anche agli altri colleghi e che mi ha profondamente appassionata, perché quella creazione di questo documento e di questo progetto è qualcosa in cui comunque crediamo fortemente. Quindi sono molto contenta di essere qui oggi. E, tornando al dunque, abbiamo visto con Giovanni quelle che sono, diciamo così, le due iniziative cardine alla base del documento, del piano che abbiamo elaborato, e a ulteriore valorizzazione, direi, e amplificazione degli effetti che speriamo di portarci a casa dalla realizzazione di queste due iniziative, ce ne sono anche altre che adesso vi presentiamo e che anch'esse sono declinate ovviamente sui tre driver dello sviluppo, quindi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Anche io spero che... Okay. Vai, vai. Ok, partendo dalla dimensione sociale, allora la prima è la creazione della prima università per la sostenibilità ambientale, perfettamente coerente, mi viene da dire, con l'animo e lo sviluppo che ha guidato Pescasseroli in questi anni, la porta di accesso al Parco Nazionale, la tutela del territorio, e utile soprattutto anche pensando, dato che abbiamo parlato di sinergie con gli attori del territorio, anche alla sinergia stessa con l'ente Parco, per la creazione di percorsi di tirocini e di inserimento di figure, di giovani che vengano qui a lavorare provenienti dalle università. Il cablaggio nel comune, la creazione di hub per il co-working. Qui invece ci riconnettiamo a quello che Giovanni ha finito di dire poc'anzi, cioè lo sviluppo dell'impianto di rete urbano con la copertura di rete in tutta la città, con la banda ultralarga per la fibra, in modo da agevolare chi può lavorare da remoto, e anche la creazione di spazi, ipotizzando di recuperare degli edifici in disuso all'interno della città, creando degli spazi dedicati appunto per il co-working, quindi per chi non vuole lavorare da remoto da casa, ci saranno questi spazi dove si potrà accedere, essendo coperti dalla fibra, potranno lavorare al loro interno. L'iniziativa della vendita delle case ad un euro, questa in realtà è anche abbastanza famosa, ci sono stati altri paesi, altre soprattutto aree montane nel Trentino che hanno fatto questo tipo di iniziative per recuperare degli edifici residenziali all'interno dei centri storici che venivano venduti alla cifra simbolica di un euro, con il vincolo per chi li acquistava di occuparsi di tutta la parte di ristrutturazione degli immobili. Quindi ulteriori misure di incentivo per richiamare nuovi residenti. E poi il recupero del sito archeologico di Castelmancino, uno dei punti sicuramente forti di identità della città.
seconda dimensione, quella legata alla sostenibilità ambientale. Quindi la prima iniziativa è quella legata all'istituzione della zona traffico limitato permanente all'interno del centro storico. Attualmente esiste la zona traffico limitato, viene attivata solamente d'estate in alcune fasce orarie, se ricordo bene, e il fatto di attivarla in maniera permanente all'interno del centro cittadino avrebbe importanti benefici da un lato per il decongestionamento del traffico, quindi sicuramente meno auto che girano per la città, ma dall'altro anche nel miglioramento della qualità dell'aria all'interno del centro storico, ovviamente per la riduzione delle emissioni. E in realtà questa iniziativa va di pari passo con la seconda, che riguarda la creazione di un servizio di circolare interna alla città, quindi attraverso delle navette o dei bus ad alimentazione elettrica, perché comunque ci muoviamo sempre all'interno della dimensione della sostenibilità, che consentano ai residenti, ma anche potenzialmente ai turisti, di spostarsi in maniera più agevole tra i diversi punti, tappe, cardine della città, senza l'utilizzo di mezzi propri. La creazione di nuovi percorsi naturalistici, questo è un discorso abbastanza ampio, nel senso che già esistono tanti percorsi, qui questo è un territorio talmente poliedrico, talmente versatile per tanti sport, che qui ci si potrebbe sbizzarrire a pensare quante alternative si potrebbero creare, perché parliamo di trekking, parliamo di downhill, cicloturismo e anche altri tipologie di sport. Comunque tutte nell'ottica di poter esplorare il territorio del parco, magari anche pensando a percorsi più strutturati, ne abbiamo citato uno giusto per dare un'idea, che è quello della Via degli Dei, che ha portato grandi nuovi afflussi e turismo da Bologna verso Firenze. E l'ultimo è la creazione dell'ecostello della gioventù. Questo si basa sul recupero dell'ex ostello ACI, che abbiamo citato anche in precedenza, e che va a braccetto con l'iniziativa del campus, quindi ampliando il perimetro di quest'ultimo tramite la costruzione di una nuova struttura ricettiva a impatto zero. L'ultima dimensione che vediamo è quella della sostenibilità economica, con la costruzione di impianti per gli sport estremi. Anche questo ovviamente va a braccetto con tutto il discorso del campus sportivo. All'interno del perimetro della costruzione del campus sarebbe interessante anche la costruzione di impianti per la pratica di alcuni sport estremi, che possono essere valutati. Il campus ha più che altro una vocazione estiva, però non ci poniamo limiti in questa fase. La riqualificazione della ricettività, ovviamente anche questo è un discorso molto ampio, però è da considerare sicuramente una serie di interventi per la riqualificazione di alcune strutture ricettive, ma anche di tutta l'offerta del servizio turistico in sé, per aumentare appunto il livello della qualità e magari potenzialmente recuperare. I visori di realtà aumentata, e qui entra a gamba tesa tutto il discorso della digitalizzazione che vedevamo all'inizio. Questa è sicuramente un'attività molto, molto ambiziosa, vedo già facce perplesse tra il pubblico, però noi comunque sia l'abbiamo inserita proprio in una prospettiva futura, una prospettiva sfidante, legata allo sviluppo di un'applicazione che tramite l'utilizzo di particolari sensori legati proprio alla realtà aumentata consentano a chiunque li indossi di poter identificare dei punti di interesse all'interno della città, che possono andare dalle cose più piccole, il bar, la tabaccheria, il parrucchiere, il B&B, alle cose più grandi come il comprensorio sciistico, gli impianti di risalita, faccio degli esempi così. E poi ultimo, ma non per importanza, lo sviluppo del medical tourism, che è una nuova forma di turismo che in realtà ha preso piede soprattutto a partire dagli ultimi anni e che si basa sullo sviluppo di un'offerta turistica legata a trattamenti particolari, curativi e medici.
Quindi la possibilità di offrire servizi per chi ha bisogno di queste particolari cure o trattamenti, c'è cioè un hotel, non mi ricordo più in che regione, che ha sviluppato addirittura un centro dialisi al proprio interno. Quindi tutte quelle persone che originariamente magari avrebbero fatto fatica a spostarsi perché hanno bisogno giornalmente di ricevere un certo tipo di cure e di servizi, hanno quell'unica struttura di riferimento in Italia per poter andare in vacanza e passare delle settimane tranquille durante l'anno. Quindi queste sono le tre dimensioni con tutte le iniziative. Io ripasso la parola a Giovanni per la chiosa finale. Grazie Elena. Allora, vabbè, queste ce ne possono essere altre, voi sicuramente avrete qualche idea. Il documento è un documento di un centinaio di pagine, quindi vi immaginate, c'è tutta una fase analitica, c'è una fase propositiva che giustifica queste proposte che abbiamo fatto, tenendole in un quadro di sostenibilità, come le abbiamo definite. L'idea è quella di ripensarsi come una nuova concezione di città, che si traduce nel vivere bene, in armonia con la natura che la circonda. Pensate che questo non è possibile dappertutto. Se venite a Bologna è difficile dire che a Bologna si vive bene in armonia con la natura che ci sta vicino. Adesso abbiamo anche una delle due torri che sta per cadere, quindi l'hanno tutta puntellata, perché ci passano gli autobus sotto. Non che a Bologna si viva male, però è la città italiana oggi a più rischio, anche dal punto di vista sociale. La sfida è quella di rinnovare l'immagine del nostro territorio, rendendola più attrattiva, e non solo per i turisti, ma soprattutto per i residenti, che sono il cuore pulsante della città, e far crescere i residenti. La visione di questo piano si fonda sulla volontà di avviare un nuovo percorso di crescita, di sviluppo per il territorio, che migliora la propria attrattività per creare nuovo valore, nuova ricchezza per lo stesso, con iniziative a vantaggio della comunità e dell'ambiente. Il tema qual è? L'ho detto all'inizio e mi avvio alle conclusioni in attesa delle vostre considerazioni. Proviamo a fare uno sforzo. Io capisco che all'interno di una comunità ci sono anche interessi diversi, ci sono volontà diverse, ci sono opinioni diverse. Tutto questo è una ricchezza, anzi è sicuramente una ricchezza. Però immaginiamoci che cosa deve essere il futuro nostro, il futuro dei nostri figli, cercando di portare dei giovani che rimangano qui e che rivitalizzano questo territorio. Questo credo che sia interesse di tutti. Poi qualcuno può avere maggiore sensibilità, qualche un altro minore sensibilità. Viviamo un periodo non facile, da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico e anche da un punto di vista ambientale. L'Italia è un paese orograficamente estremamente difficile, però questo non toglie che se non partiamo non arriviamo mai. Un certo Albert Einstein diceva che se facciamo le cose sempre allo stesso modo otterremo sempre gli stessi risultati, quindi probabilmente proviamo a capire se possiamo vedere le cose in una maniera diversa. Questo è lo stimolo che cerchiamo di darvi e poi di ricevere da voi, con la consapevolezza di avere trovato nel sindaco, nel vice sindaco, nella giunta degli interlocutori che all'inizio, come dire, anche loro ci hanno guardato dicendo ma adesso dobbiamo mangiare tutti i giorni, no? Però la logica di cercare di capire come guardare una visione al futuro, questo credo sia importante. Non penso di svelare segreti dicendo che nella giornata di domani incontreremo anche le altre comunità attorno a Pescasseroli, che sono gli altri sindaci dei comuni che attorno, perché questa cosa non ha un impatto solo su Pescasseroli, ce l'ha anche su tutta l'area. Perché questi comuni possono avere un vantaggio se Pescasseroli intraprende questa strada. Ecco, proviamo a vederla da questo punto di vista. Il documento è un documento aperto, il documento è un documento che è aperto ai vostri contributi, che siete coloro che vivono su questo territorio. L'unico vero grande invito che vi faccio è cerchiamo tutti insieme di riprendere le fila di un ragionamento che forse questo paese aveva nel dopoguerra, primi anni, nei primi decenni del dopoguerra, quindi gli anni 60, gli anni 70, in parte anche gli anni 80, che non sono stati anni facili per tante ragioni, ma che poi per tante altre ragioni abbiamo perso. Io penso che questo vada ripreso in forma completamente diversa rispetto ad allora, no? Però se non guardiamo il futuro, credo che sia difficile che, insomma, riusciamo a garantire continuità ai nostri figli. Questo credo che sia la cosa più importante. Vi ringrazio e vi chiedo scusa se vi ho annoiato. Thank you.
adesso ovviamente, come dire, a voi sindaco una parola ancora. Beh, più che parola fungo anche da moderatore, se c'è qualcuno che vuole intervenire lo aspettiamo volentieri, se no emergono, ecco giusto, do subito la parola a Pietro. Ringrazio il professor Roncucci intanto, mentre vi avvio verso Pietro. E, vabbè, allora ascoltiamo prima Pietro e poi magari. Prego. No, 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 ma tanto era un saluto e volevo rimarcare, diciamo, il tema della sostenibilità. E a proposito di questo, volevo solo dire questo, che mercoledì all'Aquila viene ufficializzata la carta di Pescasseroli, che è un documento molto importante, perché l'Ordine dei giornalisti ha riconosciuto, su proposta degli giornalisti di Lazio, Abruzzo, Molise, la carta di Pescasseroli come una sorta di linea guida sull'ambiente, sulla consapevolezza ambientale, a cui si fa sempre riferimento. Quindi per la veridicità, per l'attendibilità di notizie che vanno sul mondo ambientale in Italia, esisterà un riferimento che è la carta di Pescasseroli. E sono orgoglioso di poterla rappresentare mercoledì all'Aquila, al Palazzo dell'Emiciclo. Grazie. Buonasera a tutti, sono Pietro Roncuzzi, non Roncucci, Roncuzzi, origini romagnole pure io. Sì, Caravenna sono tutti Roncuzzi. Esatto. E, sono vabbè, una persona che ha degli investimenti qua, di famiglia, e adesso stiamo cercando di continuare a investire qua. Sono presidente dell'associazione albergatori di Pescasseroli, che da poco si è allargata ai comuni limitrofi del parco, limitrofi a Pescasseroli. E, condivido gran parte del discorso che è stato fatto sui tre driver che sono stati diciamo presentati. Credo che un'attenzione particolare vada data a questo tipo di concezione della visione, forse non più in tema comunale, ma in tema territoriale, o almeno accomunata da esigenze simili, quali potrebbero essere quelle della presenza di queste aree all'interno del parco. Perché così facendo, naturalmente, visto che siamo già abbastanza in deficit da un punto di vista demografico, ci si può in qualche modo rivolgere ad una platea un po' più ampia, cercando di compartire oneri e onori di quello che c'è scritto qua, diciamo così. Quindi questa è stata anche un po' la visione dell'associazione negli ultimi periodi, volendo, diciamo, avendola voluta allargare non più ad una concezione comunale, quella di Pescasseroli, ma anche a quelli che riguardano Opi, Villetta, Civitella e Barrea, che sono, diciamo, quelle nell'immediatezza più vicine a noi, e che probabilmente hanno delle esigenze e caratteristiche comuni. Quindi probabilmente questo tipo di piano di sviluppo forse andrebbe concepito, secondo la mia modestissima opinione, insieme a queste altre aree. Quindi cosa che abbiamo cercato già di fare con qualche piccolo progetto già da quest'estate, con una carta turistica dove era possibile, diciamo, venire a conoscere tutti i servizi, quanto più possibile dell'offerta turistica che c'era su questo territorio, e un trasporto comune. È stato un primo segnale semplice e banale, che comunque voleva avere questo tipo di visione. E credo che sia importantissimo, cosa che almeno dal nostro punto di vista, almeno quello che la parte pubblica debba un po' aprirsi e collaborare forse con la parte privata, non è una critica ma è semplicemente un augurio, con la parte privata per diciamo la pianificazione strategica degli investimenti anche privati, che è una cosa secondo me importantissima per accrescere quello che è la quantità e la qualità dei servizi oggi turistici, di cui la comunità, sia comunità sociale che economica, ha bisogno oggi. Una cosa non credo di aver visto tantissimo, e credo che ci sia un'importanza fondamentale di questa cosa qui, che si è individuata forse soltanto nella parte naturalistica, quanto nella parte culturale di questo territorio. Perché questo territorio non è soltanto parco inteso come ambiente e diciamo quello che effettivamente poi nasce da questo tipo di
di cura della natura, ma è anche quello dell'aspetto culturale di questi luoghi, perché i turisti, parlo per il settore turistico alberghiero, non vengono soltanto per guardare l'aspetto naturalistico, ma anche culturale e non gastronomico, dei mestieri locali che oggi si vanno perdendo. Purtroppo, per fortuna, il turismo senza questa identità, sia ambientale che culturale, è molto molto, si va molto perdendo molto più velocemente, ecco. Perché qua il turista vuole venire a vedere qualcosa, oltre che la parte ambientale, anche sapere in questi luoghi che cosa si fa, quali sono i mestieri, quali sono. Quindi anche questa cosa forse probabilmente forse andrebbe un po' curata un po' meglio, e mi auguro che la parte pubblica, ripeto, apra con delle commissioni, apra con dei gruppi di lavoro alla condivisione della progettualità strategica del territorio. Grazie. Grazie. Pietro, non voglio rubare al sindaco alcune considerazioni. Allora, credo che il percorso che abbiamo pensato di fare vada nella direzione che ti do del tuo, anche perché sei romagnolo, quindi io vivo a Bologna ma sono di Ravenna, quindi c'è la cultura, io che ho Dante, eh? Ecco, appunto, quindi voglio dire, abbiamo le ossa di Dante, più cultura di questa. Allora, il tema è, prima mettiamo, come dire, ragioniamo su questo documento e lo confrontiamo con voi, però domani siamo già con tutti i sindaci attorno, per cui quella sollecitazione che hai fatto è sicuramente giustissima. Poi siamo in Italia, non ci dobbiamo dimenticare che per noi i campanili sono sempre i campanili, no? Tu sai bene che a Bologna il tortellino fa a botte con Modena su dove è nato il tortellino. E dopo una battaglia feroce si sono messi d'accordo che a Castelfranco Emilia, perché prima era sotto Bologna, adesso è sotto Modena, esattamente a metà strada. Questa è l'Italia, per cui mi fa piacere perché tu sei giovane, e quindi bisogna superare questa roba qui, quindi guardare, perché se facciamo un lavoro su Pescasseroli ne ha in vantaggio tutto il comprensorio, se ragioniamo in termini turistici, ragioniamo in termini turistici di tutto il comprensorio. Questo è l'obiettivo, facciamo un passo alla volta. Oggi c'è l'incontro con voi, la sollecitazione della cultura è scritta poco, hai ragione, bisogna dirla, la cultura è fondamentale. Soprattutto perché anche il Nord Europa che viene da noi vuole andare in mountain bike, ma poi vuole vedere delle robe che loro non hanno, le abbiamo noi. Siamo il paese al mondo, diciamo dal punto di vista architettonico, con il maggior numero di siti mondiali dell'UNESCO. Adesso a Ravenna ne abbiamo 8, quindi soltanto lì. Quindi voglio dire, siamo veramente molto famosi. Quindi dobbiamo lavorare su questo. Quindi comincia un percorso oggi che ci vede in qualche modo coinvolti tutti in quella direzione lì. L'associazione albergatori, parlando di turismo, è per noi fondamentale, assolutamente fondamentale, che sugli investimenti privati, ne abbiamo già parlato, il pubblico da solo non ce la può fare, quindi deve necessariamente avere il privato come interlocutore, e quindi si sta anche ragionando parallelamente a questi tavoli su come mettere in piedi qualcosa di pubblico privato per il territorio, perché il pubblico può dare delle linee guida, può cercare di portarsi a casa dei soldi se sono disponibili, dove sono disponibili, però c'è la necessità che il privato che faccia l'imprenditore, perché il pubblico non fa l'imprenditore, il privato fa l'imprenditore, ma in un contesto di obiettivi comuni. Quindi personalmente ti ringrazio molto, a parte essere con il padre romagnolo che mi saluti molto. Io ho le due C e non le due per Z, perché invece i miei avi venivano dalla Toscana, che hanno Roncucci e non Roncuzzi, poi sono venuti da Forlimpopoli, Forlì e Ravenna. Ci sono altri? Ecco. Buonasera, grazie della possibilità di poter dare un contributo. Allora, innanzitutto, sindaco, una critica, se così si può dire. Non siamo stati invitati, la categoria diciamo importantissima come quella degli agricoltori, allevatori, diciamo persone di categoria che ha operato sempre con il territorio, con le attività così pastorali e tutto quanto, chiaramente non è stata menzionata minimamente, come non è
menzionata nemmeno nel prospetto della relazione che ci è stato fatto dal professore. Io credo che sia importantissima questa iniziativa, però debba essere soltanto presa come una base di partenza, perché se devo fare una critica la posso fare dal punto di vista dell'analisi storica, culturale, sociale, che manca, perché lo spopolamento se è avvenuto perché qualcosa è cambiato, ci sono stati dei motivi che hanno causato lo spopolamento, quindi dobbiamo, secondo me, per poter parlare di sviluppo futuro bisogna guardare il passato, bisogna vedere quelle che erano le attività di un tempo, come si intendeva il territorio, l'ambiente, la natura, e quindi poi ritornare a pianificare il futuro. Perché un tempo c'era sostenibilità della vita delle persone, perché le persone potevano trarre un reddito da quello che avevano. Non c'era bisogno di studi e di programmi della Comunità Economica Europea, di progetti che venivano da enti, regione, Stato, eccetera. Oggi purtroppo per andare avanti c'è bisogno di questo. Il territorio non basta più. Certo, c'è stata un'evoluzione, prima c'era, diciamo, un'attività prettamente diciamo lavorativa delle persone, poi con il turismo, con la nuova, diciamo, prospettiva della digitalizzazione, tutti questi temi che oggi sì sono belle parole, magari funzionano in America, però da qui a risollevare le sorti della nostra comunità con queste cose, sinceramente io non lo so se possa essere possibile. Quello che io ripeto, guardando indietro, vedevo una comunità di 4.000 persone, attività floride, persone che vivevano, crescevano, addirittura si era pensato di sviluppare una sostenibilità, quindi una tutela della natura, istituendo il primo parco in Italia, perché è il primo, diciamolo chiaramente. E da allora purtroppo abbiamo iniziato ad avere, diciamo, a perdere la titolarità su alcune scelte anche di gestione del territorio, quindi nella pianificazione, nella scelta di quelle che erano le priorità, no, di vita, oltre che a guardare anche all'ambiente come un motivo di sviluppo e quindi di reddito, di redditività. Io credo che in questa cosa, bene, ripeto, sono contento che si inizi a trattare di queste tematiche, che lo si faccia però non considerando il fatto, questo non può essere un punto di arrivo, assolutamente deve essere un punto di partenza per iniziare veramente ad analizzare la crisi in cui si trova il nostro territorio, perché non basta il parco, non bastano le belle parole, non basta la buona volontà di chi magari crede che quello che sta facendo sia sufficiente, perché io sinceramente penso che gli interventi da fare siano molto più radicali, molto più scientemente valutati, perché sul territorio innanzitutto i comuni, le amministrazioni locali hanno abdicato da un ruolo che a loro è stato demandato dalla Costituzione italiana, quello di praticamente pianificare e quindi rispondere alla collettività, alla comunità. Questa cosa dall'istituzione del parco è andando avanti con gli anni, è andata scemando sempre di più. Praticamente oggi, caro professore, io le consiglio di andare a trattare direttamente col parco, perché il parco decide vita, morte e miracoli di tutta la comunità, di tutto il parco, non solo di Pescasseri. Quindi il sindaco e l'amministrazione attuale sono completamente in linea con determinate scelte, con una visione di completa abbandono di quella che è la peculiarità e la rispondenza della titolarità sul territorio. Oggi abbiamo uno strumento che è stato adottato, pubblicato perlomeno, perché noi abbiamo fatto una opposizione al piano del parco, è uno strumento che dopo 100 anni, guarda caso, il parco ha deciso, si è finalmente convinto che era necessario fare il piano del parco. Il piano del parco è stato fatto, noi allevatori, noi comunità locale, abbiamo dovuto studiarcelo e abbiamo capito che era uno strumento completamente illegittimo, lo abbiamo detto a tutti, abbiamo scritto a tutti i comuni, a tutti i sindaci, ma nessuno si è dato, in qualche modo, preso la briga di approfondire e quindi valutare queste questioni che noi andiamo dicendo da tempo.
Quindi, per farvela breve, sono qui anche per comunicare che noi adesso stiamo facendo un'associazione, una onlus, ex onlus, ente terzo settore, che praticamente dovrà andare a garantire e a valutare tutti questi aspetti sulla... gli aspetti che sono cambiati dal punto di vista della gestione del territorio, anche per quanto riguarda la corretta interpretazione delle norme di riferimento, che sono la legge quadro sulle aree protette, nonché tutte le norme statali, che comunque in via gerarchica rappresentano comunque un faro. E invece questa cosa noi riteniamo che sia veramente in questo momento passata in secondo piano. Quindi c'è necessità di ragionare seriamente su questi aspetti e di comunque essere vigili su alcune tematiche, quindi anche per la lotta alla legalità e alla corruzione, perché non basta avere un ente sul territorio che ha delle peculiarità, quindi deve rispondere all'ambiente e quant'altro, però lo deve fare su una base di norme e quindi seguendo il tragitto e quindi l'iter che la legge gli consente di poter fare e non andare oltre. E questa cosa oggi non avviene. Purtroppo è così, lo so, sono una voce abbastanza discordante, però è così. E quindi auguro buon lavoro e spero che gli approfondimenti del caso siano fatti e valutati anche altri aspetti della problematica di questi territori. Grazie. Grazie per il contributo, sia di Pietro che di Virgilio. Intanto, per quanto riguarda l'invito, penso di aver invitato tutte le categorie, tutte le associazioni, e non ho specificatamente chiamato gli allevatori, gli albergatori, ma tutti quelli che appartengono a associazioni, ma ai cittadini normali, quindi la doppia veste, anzi è quella che dà ancora più valenza, perché l'appartenere a un'associazione ha sicuramente una valenza, è come appartenere alla categoria degli amministratori, però appartenere alla categoria di un amministratore che è uomo, che vive a Pescasseroli, cioè più importante il giudizio magari di Giuseppe, che vive da 32 anni il problema della difficoltà del territorio, perché come tanti ha passato una vita per lo studio facendo 120 km al giorno, altrettanti 32 anni di impegno in attività professionali private, dove si è investito in tecnologie, in professionalità, e ha più senso la parola di Sipari Giuseppe come Sipari Giuseppe che non come sindaco. Per cui, torno all'invito, quando io invito i cittadini per il ruolo che loro rivestono e sono presenti, già questo testimonia, diciamo, l'interesse per questo argomento. E questo sicuramente è un riscontro positivo. Per quanto quello che diceva Pietro, concordo. Qua c'è il suo posto su... Associazioni. No, cita albergatori, cita... Associazioni, tutte le associazioni. Vabbè, qualora ci fosse un errore, ma non credo che non ti volessi invitare. Le associazioni... No, quando... poi io nemmeno nell'analisi, nello studio... Non nell'analisi, è vero, ma nell'analisi non c'è, per esempio, un altro aspetto che però è pure importante, è quello sanitario, assolutamente. Perché se sono importanti gli allevatori è importante anche la sanità e la sicurezza sanitaria, ma non credo che ci siamo lamentati per questo. Ma è una delle declinazioni della sostenibilità a cui accennava il professor Roncucci, perché vedi, sostenibilità è un tema un po' così ampio e va declinato, magari loro l'hanno declinato evidenziando alcuni fattori, ma per me è un triangolo equilatero dove crescita economica, ambiente e sicurezza sanitaria sono tre lati dello stesso lato e tutte e tre importanti. Però, come diceva il professore, è l'inizio di un'avventura, l'abbiamo detto, l'abbiamo enfatizzato in più passaggi, dove tutti i contributi sono utili, non c'è niente di definito, assolutamente non c'è niente di definito, si inizia a ragionare su un qualcosa che però deve rappresentare veramente almeno la speranza e la soluzione a un qualcosa che, se lo status quo rimane tale, i dati e le cifre sono quelli. Nel 2040, se non si farà niente, Pescasseroli avrà 400 abitanti. Questo è il senso, perché i numeri stanno lì. Quello che ho detto nella premessa, la preoccupazione vera mia,
ma credo condivisa da altri, è che c'è un calo demografico continuo, lento, ma che non riguarda solo Pescasseroli, riguarda Mezzano, riguarda Ortucchio, riguarda tutte le aree interne. Quindi avventurarsi adesso in un'analisi del perché si decresce, e magari ci avessimo una soluzione noi qui a Pescasseroli dicendo che se si facessero gli antichi mestieri Pescasseroli si sarebbe salvato, ma se decresce a Mezzano, ma se decrescono città all'interno, ma se decresce l'Italia intera, pensiamo veramente che salviamo il paese con una categoria? Ma assolutamente no, assolutamente no. Intanto ci sono altri interventi? Prego. Se c'è un microfono, se lo porto io. No, no, no. Più che un intervento, Sindaco, un paio di domande a te, all'amministrazione e ai responsabili dell'associazione. Io qui rappresento gli anziani, i pensionati, non rappresento me stesso, vabbè, ma parlando di associazioni ho ritenuto sufficiente l'avviso che ho letto nei bar, che appunto invitava tutti a partecipare a questa cosa. Non poi avevo avuto modo di saperne qualcosa anche dal sindaco, no? Una qualche panoramica mi aveva fatto. Quindi le mie domande vanno in questa direzione. Intanto mi viene in mente, passatemi questa cosa, domani ricorre il 53° anniversario, credo, della morte di Saverio Saltarelli, e una delle canzoni che lui suonava e cantava, cosa che dottor Magro Leder cantava, era una canzone di Battisti, ma noi non ci saremo, ve la ricorderete, quelli che hanno la mia età, e pensavo, ma noi ci saremo, appunto, negli anni 40, ma per carità, auguriamoci, intanto qualcuno ci sarà, e quindi dobbiamo pensare positivo. No, le domande sono semplici. La prima, questa associazione, questa società, vabbè, che oggi ci illustra questo piano, che ha condiviso, diciamo, credo con due amministrazioni, se non ho capito male, questo percorso, si occuperà anche dell'importante aspetto finanziario, perché alcune iniziative mi pare che sono di notevole spessore, di notevole quindi necessità anche economica. La seconda domanda, sono chiaramente d'accordo che è uno dei temi fondamentali, quello che ricordava anche il sindaco, da ultimo, è sicuramente quello dei collegamenti di questo territorio con, diciamo, i servizi più in generale, no? I servizi che poi fanno di un'area interna, di un'area montana, anche nello stesso tempo la sua bellezza, la sua conservazione di alcuni valori fondamentali, non solo quelli ambientali, ma anche la sua poi difficoltà oggettiva a vivere, a sopravvivere, ad andare avanti, e quindi lo spopolamento di cui si è parlato, che mi pare che è uno dei temi forti e che ovviamente ci rappresenta, e la carenza dei servizi che, no, ne viviamo in continuazione, cioè quello adesso sanitario che merita particolare attenzione, ma anche quelli scolastici e dei trasporti. Mi sembra che per quanto riguarda il collegamento ci sia una indicazione precisa. Si parla di miglioramento dell'affluenza, diciamo, come dire, del collegamento di Pescasseroli con il versante laziale. Quella l'ha già individuata, quel tipo di soluzione, cioè l'amministrazione propone, l'associazione propone come miglioramento, come collegamento, ecco, non mi veniva il tempo, con la città di Roma e quant'altro, con tutto il versante laziale, ma si aggiunge là anche l'Aquila, quindi si pensa un percorso L'Aquila-Avezzano, Avezzano-Sora e il ritorno di là, domanda. E non c'è, non l'avete detto, ma cosa significa Campoli-Pescasseroli? È la riproposizione del tunnel famoso, miglioramento di quel collegamento, o è una semplice come dire, miglioramento dell'attuale strada, insomma, che appunto è quella che da Sora, no? Credo che da Sora porta a Pescasseroli passando per Forcadaggio.
E alcune cose non lo so, ecco, le ha dette il presidente degli albergatori, l'altro che mi ha preceduto per quanto riguarda alcune categorie, e quindi mi esimo dal dirle io. Alcune iniziative come quella sull'immobile, ecco, dell'offerta dell'immobile, ne parlava la relatrice, ha una lira simbolica, per onestamente non riesco a vederla ancora qui. L'ha detto anche lei, sono iniziative fatte anche in altre realtà, ma credo un po' diverse dalle nostre. Trovo invece ottima dal mio punto di vista, anche per la categoria che rappresento, e credo che sia di facile fattura o realizzazione, quella della ZTL, perché la vedo in collegamento anche con quello che siamo, cioè un centro importante, il più importante potrei dire, ma centro importante, simbolico, caratteristico del Parco Nazionale d'Abruzzo, e quindi la valorizzazione di questa nostra peculiarità secondo me è ottima. Grazie. Grazie Domenico, veramente. Parto dall'ultimo punto, che è quello della ZTL, che tu riconosci come valido e che ulteriormente amplifico nella sua importanza, anche perché abbiamo avuto un ottimo finanziamento per la videosorveglianza e, se è possibile, anche già da quest'estate molto probabilmente cominceremo con una ZTL nel centro storico. Quindi ti ringrazio di avermi dato questa opportunità, come ringrazio anche Pietro per aver ricordato un aspetto importante, che è anch'esso in effetti una mancanza, che è l'aspetto culturale, e che però non è una mancanza, perché questo dimostra appunto questo viaggio che comincia, che possiamo corroborare con iniziative di questo tipo. E quindi l'aspetto culturale è un aspetto molto importante a cui tu ti riferivi, e anche con questo, diciamo, io condivido. E ci possiamo anche ricollegare però a quello che culturalmente la regione Abruzzo, devo essere sincero, ha fatto, perché nella legge regionale ha riconosciuto i parchi letterari e li finanzia. E i parchi letterari sono occasione e strumento per veicolare tradizioni del territorio, tradizioni letterarie, su quattro personaggi famosissimi dell'Abruzzo, che sono Benedetto Croce, Silone, D'Annunzio e Ovidio, e che per ricaduta interessano un territorio vastissimo, la cui sinergia può significare veramente tanto dal punto di vista di ritorno turistico. E poi è una legge che fa della legge quadro della cultura, quindi gode di finanziamenti per dare forza e fiato a questa sinergia letteraria, tradizione, cultura, conoscenza dei territori. Poi, per quanto riguardava quello che diceva Domenico, sì, in effetti anche qui, diciamo così, viene evidenziata la nostra buona fede. Anche io, diciamo, per quanto riguarda l'iniziativa di un euro alla casa, ho qualche dubbio, ma questo appunto testimonia l'inizio di un percorso che può essere migliorato, assolutamente sì. Sì, di nuovo? Allora, prima Pietro e poi... scusa, per quanto riguarda invece le caratteristiche della viabilità, poi do la parola. Questo è quello che presenta un fattore di fattibilità più certo. Poi è ovvio che quando si parla di migliore accessibilità, tutti gli interventi finalizzati a questo sono ottimi, ma non solo come attrattiva per far venire la gente, ma per evitare che la nostra popolazione se ne vada. Questo è il senso, per rendere, come ti posso dire, fruibili i servizi sanitari, la scuola, cioè deve essere data la possibilità a noi che vogliamo rimanere nel territorio, perché molti di noi hanno fatto questa scelta sacrificata di rimanere qui, e che magari vorrebbero che altri non facessero gli stessi sacrifici che abbiamo fatti noi per rimanere in questo territorio. Scusa, do la parola. Scusa. Parole sulla carta che hai detto, la carta di Pescasseroli. La carta di Pescasseroli appunto verrà presentata mercoledì all'Aquila, all'emiciclo, dove mi hanno chiesto anche di relazionare insieme agli organismi regionali e l'ordine dei giornalisti. La carta di Pescasseroli è un riconoscimento, guarda, che va enfatizzato, perché è un documento che rimarrà nella storia. Tutto quello che sarà una notizia
che fa parte dell'ambiente passa attraverso questo, diciamo così, regolamento deontologico, perché in un periodo in cui i cambiamenti climatici, le notizie ambientali debbono avere delle caratteristiche di, come ti posso dire, scientificità e di attendibilità, perché esse possono poi di fatto fare delle riflessioni a degli amministratori che sono anche delle scelte amministrative e che, se tengono conto di notizie che invece sono fuorvianti, possono predisporre anche atti errati. Quindi sarà un comportamento deontologico che i giornalisti nazionali hanno riconosciuto su iniziativa di giornalisti dell'Ordine del Lazio, Abruzzo e Molise. Ed è un ottimo risultato. Prego. Sì, allora, solo scusi professore, allora un'ultima cosa, nelle vesti di una persona che abita e che vive in questi territori, no? Io sono un ragazzo che sta qua, lavora qua, ha investito qua, sta continuando a investire qua con nuovi investimenti. Sono un papà di due bimbi, okay. Riguardo al fatto dello spopolamento, riguardo alla tendenza, che sicuramente è una tendenza, una macro tendenza nazionale, okay. Ci sono alcune piccole realtà, diciamo, che invece sono in controtendenza, okay. Volendo analizzare un minimo, diciamo, senza cercare la vera causa e la legge valida per tutto, sicuramente delle caratteristiche fondamentali ci sono. Ci sono quelle della disponibilità e della facilità di accesso a determinati servizi, che sono quelli essenziali, sia la sanità, l'istruzione, okay? la possibilità di lavorare, no? E questi servizi vanno coniugati ad una sostenibilità economica, okay? Quindi credo che le cose essenziali siano due: i servizi essenziali e la possibilità di avere uno sviluppo economico, una sostenibilità economica della persona, diciamo così. Un esempio di questi è Castel di Sangro. Castel di Sangro è controtendenza demografica rispetto a noi. Adesso potrebbe non essere una cosa valida, buona, nel senso potrebbe in realtà godere di questa controtendenza grazie al risucchio, allo spopolamento dei paesi limitrofi, perché i paesi limitrofi effettivamente sono sempre più mancanti di quei servizi di base, cosa che invece Castel di Sangro continua a far crescere. Servizi sanitari. Però sul dato demografico, sono andato a vedere l'Istat, decresce pure Castel di Sangro. Se vuole sentiamo il sindaco. No, no, è l'Istat. Il sindaco sarà più informato, più vicino, insomma, più diretto. Tutto l'Istat. Ecco, diciamo così, riguardo al se vuole lo chiamiamo in diretta, e questa è una cosa che dice lui oggi. Quindi in generale anche la possibilità di guardare alla collaborazione e alla condivisione di questo progetto di sviluppo con altri comuni, no? Che in questo caso noi abbiamo guardato verso l'Alto Sangro, diciamo così. Quindi, non solo. Io parlo dell'associazione albergatore. Ah no, non ho capito, scusa. No. Pensavo. Che in qualche modo condividano con noi un percorso economico-turistico, diciamo così. Certo. Quello che mi piacerebbe chiedere in maniera fattiva, perché il professor Rocucci poi ha detto all'altro interlocutore che effettivamente spero anche io che questa cosa venga e continui a essere seguita da Rocucci anche nello sviluppo, non soltanto nella progettualità. Sarebbe carino e interessante in maniera pratica e concreta, se posso riuscire a strappare questa cosa, che a quel tavolo per la programmazione, oltre che per la programmazione, ma anche per lo sviluppo di questo progetto, si seggano al tavolo non soltanto la parte pubblica ma la parte privata. Quindi se possiamo in maniera costruttiva cercare di pianificare questi tavoli in un tempo utile per poter cercare di mettere a frutto quanto prima lo sviluppo di questo progetto, sarebbe una cosa da noi molto gradita all'interno dell'associazione, all'interno questo penso di poterlo dire ormai anche per quelle attività e quelle aziende che sono anche sull'altra parte dell'Alto Sangro, ovvero Opi, Villetta, Civitella, Barrea, eccetera. Quindi chiedo al sindaco, se è possibile, anche al professore, di creare in un tempo utile, quanto prima possibile, dei tavoli per la pianificazione strategica di questi progetti. D'accordo, ma era insito nell'auspicio del professore, che chiaramente adesso rifarà lui, ha auspicato quanto il privato possa essere non solo
deve essere interessato, ma quando il pubblico ha bisogno del privato per creare questa sinergia quasi esplosiva per ridare vita, e quando poi è chiaro il privato deve essere rappresentato nel tavolo della concertazione, è ovvio. Riguardo la cultura, un'ultima cosa, quello che intendevo era più che altro la cultura popolare, quella dei mestieri. Sì, sì, ma per cultura popolare, cioè come ti vedo, forse non sono stato molto chiaro, il parco letterario nasce dalla necessità di, come traino, di uomini di letteratura così importanti, ma vive nella tradizione popolare, e in tutto quello che riscopre. È come se fosse uno strumento che con la scusa di vedere Croce poi viene a Pescasseroli, a Pescasseroli trovi anche il fabbro, e a Pescasseroli poi vai a mangiare da Assunta, e poi vai da certo, è la sinergia di più valori che riscopri sotto la luce letteraria, come il letterato acquisisce sistema linfatico del territorio dove vive, la sua opera viene riflettuta per quello che è vissuto nel territorio. Basta che questa cosa dia sostegno pure ai mestieri, insomma. Il sistema linfatico è quello. Per sistema linfatico io parlo di vita quotidiana. Approfitto per dire, noi non vogliamo i borghi, noi vogliamo i paesi. Il paese rispetto al borgo, che cos'è? È quotidiano, è la persona che incontri tutti i giorni, non è la persona che incontri il sabato e la domenica e il lunedì è deserto, non è un Luna Park il paese. Il borgo lo può essere, il paese deve essere vissuto da tutte le categorie, con tutte le rappresentanze, quindi colgo anche l'aspetto positivo della critica di Virgilio, deve essere fatto anche dagli allevatori, dagli operatori del bosco, perché il paese è quello, altrimenti non sarebbe un paese. Grazie. Allora, aggiungo solo due cose. Sicuramente una delle cose fondamentali saranno i soldi per tutta questa roba. Cioè, per essere sempre pragmatici è bello sempre sognare, ma poi se non abbiamo... No, sicuramente dietro tutto questo c'è l'attivazione di tutto quello che è possibile, ci stiamo già interessando, ma anche sul pubblico. Voi sapete che esiste una fondazione in questo paese che raccoglie 12 fondazioni bancarie italiane e che finanziano gli enti locali? No, perfetto. Bisogna entrare in questi circuiti qui, perché ci siamo fuori. Allora, Mattarella, nostro presidente, una settimana fa ha chiamato le comunità montane. Che cosa ha detto? Che sono il patrimonio dell'Italia. L'avete sentito? Ha chiamato questo. Allora, noi siamo questo. Allora, a me fa molto piacere quello che dite, perché è molto pragmatico. Quello che io posso ribadire è che ne ho la certezza, perché l'abbiamo già discussa, il pubblico da solo non va da nessuna parte, non ha le capacità, le competenze, le forze e non ha un'organizzazione per poterlo fare in una realtà come questa. Quindi è assolutamente inevitabile sedersi attorno a un tavolo. Quello che io richiamo è che non facciamo i campanili. Cioè quello che ho chiesto è facciamo un esperimento, prendiamo anche le critiche che sono giuste, poi facciamo l'ampliamento, l'aggiustamento di questo documento e quindi sollecitiamo questo, lo ricondividiamo e poi ci muoviamo, perché quello che dobbiamo fare, il 2040 è domani, poi il 2040 è una prospettiva, ma bisogna costruirlo adesso, progressivamente. Ci sono singole iniziative che può fare il comune e che quindi può dare, ci sono altre cose che riguardano gli altri comuni, domani cominceremo a confrontarci con loro. Cioè è un percorso che non è affatto facile, però vi garantisco che non ce ne sono tanti in questo paese, perché ognuno guarda i propri piedi, e mi permetto di dirlo per l'età che ho, ok? Perché non abbiamo la capacità più di guardare al futuro. Poi fa ridere il 2040, ci saremo, tranquilli, in un modo o in un altro ci saremo. Ma ci saremo. Allora la nostra capacità deve essere questa in momenti così difficili come questo. Cito un dato che apparentemente conta poco, no? Tutti abbiamo visto sui media in questi giorni Giulia Cecchettin che è morta, ok? Dopo Giulia Cecchettin ne sono state ammazzate altre 5, ok? Allora sta roba qua è il mondo in cui viviamo, il recupero di una società civile, cioè il vivere bene in un territorio che ci sa accogliere e che ha i servizi, e quindi la scuola per i bambini e quindi la sanità, sono il futuro, al di là di averne bisogno adesso, voglio dire, però sono il futuro. Costruirlo non si fa così,
Allora, questo progetto cerca, questo piano, cerca di tenere insieme questi aspetti, di capire quali sono le priorità, perché tutto subito non si può avere, e sicuramente di soldini. E di soldini ci siamo un po' mossi, ok? C'è anche qualche interessamento a livello ministeriale, cioè statale, quindi che sia il tunnel, non sia il tunnel, che sia una riqualificazione, ci stiamo ragionando su questo, perché è un fatto fondamentale e non è, come diceva il sindaco, soltanto il fatto di far arrivare la gente, ma è il fatto che la gente qua rimanga e non se ne vada. Questo è il tema, perché se io devo andare a lavorare ad Ancona, devo andare a lavorare a Roma, qua non ci sto più. E non perché debba fare il pendolare necessariamente, ma perché devo mettermi in una condizione anche di tipo tecnologico, e quando parlo di infrastruttura tecnologica parlo della digitalizzazione, detto in altri termini, lo devo avere. Sulle case a un euro ne riparleremo, però ci sono degli esempi anche su questo, in altri territori, in altri territori. Non vanno bene qui, non lo faremo qui. Però sono idee sulle quali dobbiamo ragionare. Come faccio a riqualificare un patrimonio immobiliare se non ho i soldi? E se il privato ha la seconda casa che la tiene chiusa qui? Ditemelo voi come facciamo. Molto pragmaticamente, dovremmo trovare una soluzione. E questo è il tema. Allora, io che ho lavorato su Montamiata, altro paese sperso nel nulla, Santa Fiora, ci siete mai stati a Santa Fiora voi? A Santa Fiora cosa ha fatto sto sindaco? Ha cablato la città, ha fatto le case a un euro, per cui tutti quelli che avevano la seconda casa l'hanno data, purché si fosse riclassificata, e anche la proprietà del comune laddove c'è, per poterla riclassificare. La popolazione è ricresciuta dagli ultimi 5 anni costantemente tutti gli anni, perché poteva lavorare lì, aveva i servizi, per carità di Dio, perché non ci dimentichiamo quest'altro pezzo, perché per poter avere dei giovani che fanno dei figli bisognerà avere delle scuole per prendere i bambini, i famosi asili, gli asili nell'Appennino Emiliano Romagnolo, avete idea? C'è una legge regionale che dice che si fa capo, si fa paga le rette per i bambini di chi decide di rimanere nei comuni dell'Appennino Emiliano Romagnolo, li paga la regione Emilia Romagna, perché se no andavano via tutti. Allora, non dico che queste sono la soluzione, ma cominciamo a parlarne, perché poi alla fine siamo tutti dalla stessa parte della barricata. Non c'è qualcuno che sta di là, qualcuno che sta di qua, perché tanto la popolazione comunque cala, i turisti. Il 3% dei turisti stranieri in Italia, il 3%, di cosa parliamo? Questo ci deve far pensare. E qui non vengono i turisti con quello che abbiamo qui attorno, con un parco nazionale che ha 101 anni? 3% quando vengono le frotte degli olandesi con le biciclette, dei belgi, dei tedeschi, degli svedesi, e vanno dappertutto, vanno anche in Irpinia, che mica che sia brutta l'Irpinia, ecco appunto, qui c'ho degli Irpini, non l'ho detto a caso, però voglio dire, però no, che non vengano qui, questo non è ammissibile secondo me. Poi cerchiamo le ragioni, voglio dire, colgo anche la sollecitazione di andare a cercare le ragioni. Nel mio piccolo dico solo che qui dietro ci sono 100 pagine, però un po' di analisi ci saranno, però se io oggi ve la facevo, vi facevo la lezione, dopodiché voi dice questo qua, dica. No, diciamo, vorrei aver creato un equivoco, la mia era una battuta ovviamente. No, anche la mia. Il fatto, indipendentemente da chi ci sarà, ebbene qualcuno ci sarà, i nostri figli, i nostri nipoti, e quindi bisogna comunque pensare a migliorare le condizioni, a fare in modo che chi venga dopo di noi viva meglio. Bravissimo. Questo è interesse di tutti. È interesse di tutti. Però dobbiamo stare nel contesto in cui siamo, cioè questo è un popolo, l'italiano, che invecchia, perché oltre a essere il secondo paese per propensione al risparmio, siamo il secondo paese più vecchio del mondo, dopo il Giappone. Ok? No, perché le aspettative di vita sono alte, per cui vuol dire che alla fine la dieta mediterranea, il made in Italy, sta roba, stiamo bene, no? Allora, proviamo a vedere le cose anche da questo punto di vista. Sì, do la parola a Imone, voleva parlare, no? Vabbè, ma dopo questa visione illuministica, come è importante, perché ti fa vivere meglio anche il quotidiano, perché se tu immagini di ridare il mondo meglio di come l'hai trovato, automaticamente migliora pure il presente. Grazie. Imone Decina, cittadino di Pescasseroli.
due riflessioni sulle sinergie, sullo sviluppo delle sinergie. Una con la Fondazione Sipari, che è accennata, però credo che ce l'abbiano anche nel loro programma, lo sviluppo di un parco botanico, tematico, culturale nell'area del Prato della Corte. Quindi quello, valorizzando quell'aspetto là, insieme alle foreste vetuste, che patrimonio UNESCO sono assolutamente poco valorizzate, almeno nel mio modo di vedere, e quindi questo aspetto qua lo valorizzerei anche da un punto di vista culturale, insomma, come punto di richiamo. L'altro riguarda la sinergia con il comune di Sora, e cito il comune di Sora perché, se ricordate tutti, 3-4 anni fa c'è stata qui la presentazione di un libro che riguardava proprio la strada del parco, per il parco, adesso non ricordo il titolo specifico del libro, però parlava della realizzazione della strada che da Roma venisse nel Frusinate, abbracciava quindi una parte del comprensorio Basso Lazio, perché Roma era il giardino di Pescasseroli, doveva diventare secondo l'idea progettuale di allora. Quindi insomma, e il comune di Sora lavora molto su questo progetto, perché di fatto lo fanno per un interesse loro principale, perché sono tagliati fuori dalla Strada del Sole che porta tutto il traffico verso Frosinone, verso Cassino, quindi va più in campagna che qua, e quindi loro sono rimasti un po' fuori. Ma comunque insomma, può essere il nostro raccordo, che poi, riallacciando a quello che si diceva prima, che Pescasseroli deve essere il fulcro, è anche il fulcro dei cinque paesi del parco, ma quantomeno come tema di ricettività e di servizi che offre rispetto agli altri quattro. Basta pensare al cinema, siamo qua dentro, quindi già questo è una cosa in più che altri paesi non. Quindi insomma, per sviluppare una forza centrifuga, centripeta verso Pescasseroli. E quindi insomma, magari ecco, quando rilasciando a quello che diceva prima l'amico Neri, la strada, tunnel non tunnel, no? Quindi magari valorizzare la vecchia strada che c'è, migliorandola, realizzando anche lì dei tunnel, eccetera, come si prospettava una volta, poteva anche servire per facilitare l'accesso agli altri comuni del parco, che poi di ritorno, di riflesso, chi va lì viene anche a Pescasseroli per godere dei servizi. Un'ultima cosa, insomma, piuttosto che pensare alla casa a un euro, io penserei alla valorizzazione dell'area artigianale. Noi abbiamo un'area artigianale che di fatto si può dire incompiuta, e quello invece forse è un volano da sviluppare di più anche per la realizzazione di botteghe. Quindi lì va visto un qualche cosa che possa facilitare l'insediamento delle attività artigianali. Io non voglio pensare a Castel del Giudice, che a suo tempo ha regalato i terreni agli artigiani per sviluppare l'artigianale. Non voglio pensare a Villetta Barré, che fece un qualche cosa di simile, ma lì poi diventa proprio un problema anche di numeri di artigiani che possono usufruirne. Ma qualche cosa andrebbe forse realizzato. Grazie. Sì, allora, prima di dare la parola a Lodaro Antonio, sì, grazie Aimone di questi tuoi suggerimenti. Uno, perché riporti all'attenzione la Fondazione Sipari e le potenzialità di essa. Non ultima testimone stella, abbiamo ripreso i contatti con la Fondazione Sipari, che diciamo così si è anche lamentata di una certa, diciamo tra virgolette, distanza delle amministrazioni alle loro richieste. E sicuramente diciamo c'è questa iniziale ripresa di un'idea sinergica di come utilizzare e riqualificare quell'area del Prato della Corte. È stata la prima volta che purtroppo noi siamo stati presenti, ci staranno altri incontri, abbiamo delle idee in proposito, e anche appunto la Fondazione Sipari rappresenta una grande potenzialità. E l'altro aspetto che dicevi, sì, è un'ottima idea quella di diciamo potenziare, ecco, gli aspetti che possono essere successivi ad individuare l'area artigianale come possibile diciamo luogo dove alcune attività possono essere diciamo rispolverate e potenziate. Gerardo Lodaro Antonio, consigliere comunale.
più vicino. Si sente? No. Si sente adesso? Sì. Allora, Gerardo Lodarantoni, consigliere comunale. Senza star lì a voler concludere, cioè nel senso, visto che ci sono tante proposte e ognuno ha la sua idea di come poter sviluppare poi ulteriormente questo progetto, come dicevo anche ieri sera nel rispondere al post del sindaco, sostanzialmente da qui inizia un percorso di partecipazione, condivisione e di proposte. Quindi tutto ciò che è stato detto ben venga, anche correggo, mi permetto di correggere la risposta che hai dato al Morisi, non è una categoria che poi, no, può essere una categoria degli allevatori o comunque di quel settore lì, in un contesto inserita in un contesto turistico, ha un valore anche quello, anche se non ha una produttività fine a se stessa, non entro nel merito, ma inserito in un percorso, in un sistema turistico, anche l'allevamento e l'agricoltura possono essere importanti. Quindi non voglio cadere anche io nella retorica di dire cosa vorremmo fare, cosa avremmo intenzione di fare, se il buco della montagna deve essere fatto verso il Frusinate o da un'altra parte. Quello che mi preme di chiedere in questa sede è, a partire da questa idea di progetto, magari poi continuarlo strutturalmente tramite un sistema di proposte, condivisione di quelle proposte e quindi, come mi suggerisce giustamente il mio amico Pietro, l'istituzione di una o di commissioni diverse nei vari settori, come previsto anche dal regolamento comunale. Cioè questo è un, come dire, una proposta, un consiglio non richiesto, ma che mi permetto di dire in questa sede, sperando poi di poter partecipare più attivamente a mettere a terra queste idee che sono passate, o a, come dire, integrarle con ulteriori idee, o comunque quelle che già ci sono, quei concetti che sono di base, svilupparli in un contesto più partecipativo. Grazie. Sì, sì, ma d'accordo, infatti avevo difficoltà a definirlo all'inizio progetto, idea, contenitore, proprio perché definirlo nel suo contesto mi sembrava una limitazione, però un inizio ci doveva essere. Quindi era veramente un inizio di un'avventura, la definisco tale perché l'avventura presenta le caratteristiche dell'avventura. Quindi quello che non conosci, quello che ti attira perché è la curiosità, ma anche il pericolo di fare degli errori. E quindi è, appunto, definiamolo un contenitore dove ognuno di voi può portare la sua idea, che poi si organizza attraverso una stretta correlazione che poi porta a quello che può essere la commissione, il comitato. Poi chi ha idee più, diciamo così, tecnicamente avanzate, perché frutto di un lavoro fatto precedentemente, va bene lo stesso, perché non è detto che un'idea che si teneva 3 anni fa, prima di questo progetto, e che invece presenta delle caratteristiche di attualità, non possa essere rispolverata, assolutamente. Se ci sono idee già magari immaginate per uno che magari ha attività amministrative di lunga data e aveva un vecchio progetto nel cassetto, e questo oggi si ripropone nella sua attualità e nella sua attendibilità, perché no? Lo facciamo nostro. Lo facciamo nostro nel senso di condivisione, pure con forme strutturali di organizzazione che possono essere le commissioni, i comitati o quello che si voglia. Grazie. La precisazione. Grazie. Giusto per aggiungo qualcosina, anche perché insomma il tempo è quello che è, poi avremo sicuramente bisogno di tempo per approfondire certi aspetti che sicuramente non possono essere soltanto accennati, anche perché si è parlato di ambiente e l'ambiente del territorio, il nostro territorio, si è sempre mantenuto perché in esso ci sono praticate delle attività per secoli, e quindi anche riferite ai tagli, riferite agli indici di pascolamento, non so se tutti sanno di cosa sto parlando.
però oggi ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale, per cui alcuni parametri che per centinaia di anni riguardo al pascolo, agli indici, alle quantità di prelievi anche di bosco, quindi di tagli silvicolturali, oltre che tagli economici, perché comunque questo settore insomma costituito per il nostro paese fonte di guadagno e di ricchezza, parliamoci chiaro, e comunque ci ha permesso anche di evitare che il nostro territorio si spopolasse, quindi prima di arrivare alle case a un euro qui non c'era necessità un tempo, come non ce n'è ancora oggi, perché parliamoci chiaro, questo aspetto qui anche una casa diroccata, qua ci vogliono più di qualche decina di migliaia di euro, perché comunque nessuno le vende per poco, professore. Questa è una cosa su cui bisogna farci una ragione tutti quanti. Però ho detto questa cosa non per come critica, perché a me, quando lei ha detto che poi ci saranno incontri con gli altri comuni, questa è una mia diciamo idea. Pescasseroli ha sempre sofferto l'invidia degli altri comuni limitrofi. L'invidia perché Pescasseroli è, diciamo, in sé è un paese che ha che è stato sviluppato dal punto di vista turistico in passato e aveva un tempo un turismo molto di qualità, anche si era fatto un nome, la Cortina del Sud veniva chiamata. Poi col tempo questa cosa è andata scemando per tanti fattori, non sto qui ma il fattore molto importante è quello che molti comuni, anche quelli del Fersante e delle altre regioni del parco, pensano che Pescasseroli abbia, da questo sistema delle aree protette, abbia ottenuto un vantaggio maggiore anziché negli altri versanti della regione, in altri comuni. E questa è una cosa molto su cui bisogna stare molto attenti, perché se poi per la logica dei numeri, per la logica delle alzate di mano, si devono prendere delle decisioni, le necessità che ha un paese come il nostro di 2000 e più abitanti, come un paese di 100 abitanti, sono sicuramente diverse, e quindi magari un comune, una comunità più piccola si potrà accontentare di una, diciamo, di un'infrastruttura oppure di un intervento, di una misura che per Pescasseroli magari sarà sicuramente diciamo fuori luogo, perché questo è il nostro problema. E noi questa cosa qui, il sindaco, in tutte le, penso che nella comunità del parco si parla sempre di questo motivo, di questi aspetti, no? Quando gli altri sindaci vanno lì e dicono al parco, no, a noi il parco non ha dato nulla. E effettivamente il parco ha tolto molto a questo paese, sia in termini di potere sul territorio, nonché anche di capacità di gestione e di sviluppo. E quindi questo è un problema serio con cui noi dobbiamo comunque rapportarci, perché non è che si può evitare di parlarne, no, perché purtroppo poi c'è una pianificazione, c'è uno strumento, il piano del parco, che noi abbiamo in un certo modo, abbiamo una visione, qualcuno lo vede come uno strumento positivo, però non prevede determinati indirizzi che sono stati discussi in questa sede, perché poi la pianificazione è fondamentale per poter raggiungere un proprio, cioè per fare un progetto, per realizzare un percorso per arrivare da qualche parte. Quindi bisogna comunque vedere come stanno queste cose, anche perché poi bisogna anche portare risultati, non solo diciamo promuovere alcune iniziative che comunque sono sempre ben accette. Quindi rinnovo la mia gratitudine per questa iniziativa e mi auguro che si faccia effettivamente un percorso, che si cresca tutti quanti insieme per portare qualcosa di positivo alla nostra comunità. Grazie di nuovo. Grazie a voi. Vuoi intervenire? No. Vabbè, intanto riprendo l'occasione per questa visione territoriale che per ricaduta coinvolge gli altri paesi, nel senso che oggi c'è la necessità proprio di lavorare in maniera territoriale, perché anche alcuni strumenti di finanziamento premiano le aggregazioni e premiano le aggregazioni che vedono un progetto orizzontale di condivisione e verticale per quanto riguarda la specificità del paese che lo propone. Cioè, diciamo, tu puoi partecipare a un bando dove leghi un interesse che per ricaduta coinvolge tutti i paesi e lo chiamo orizzontale, che premia tutti, tipo, non so, 1.500 milioni di euro, diciamo così a caso.
Poi, nella specificità che ti riconoscono come identità storico, culturale, orografica del territorio, tu presenti poi una scheda verticale, cioè che si cala nella caratteristica del tuo territorio e puoi utilizzare quello che per te è la tua richiesta. Però la correli a quella orizzontale che ti dà modo di prendere il punteggio e il finanziamento. Quindi la visione territoriale vista così, nel senso di salvaguardare la tua identità, ma nello stesso tempo di condividere un progetto che per ricaduta economica coinvolge le altre comunità, è sicuramente una ricchezza aggiunta. E diciamo che il percorso continuo di questo sarà quello di parlare con i sindaci del versante, infatti proprio adesso mi è arrivato il messaggio del sindaco di Sola che ha la febbre ma manderà un delegato, mentre San Donato, Alvito, Campoli e quelli della zona saranno presenti domani per iniziare a discutere di questo e iniziare a dare la propria, a ricevere uno spunto alla riflessione e arricchirla con, le loro, con i loro contributi. Grazie comunque dell'intervento. Ci sono altri interventi? Chiaramente, come accennava il professor Roncucci, è uno studio corroborato di tanti indicatori, veramente, sociali, economici. Non sarà questa la sola volta che avrete il piacere di parlare con il professore, che tornerà a visitarci, e spero che quando torni trovi anche, diciamo così, proposte concrete, progetti da poter inserire, valutare, no? In questo progetto strategico che, come aveva detto nella premessa, non va dimenticato, non è un progetto obbligatorio, non è un piano regolatore di cui un comune si deve dotare, eh? È proprio perché è facoltativo, però più importante di un piano regolatore, presuppone l'entusiasmo di chi in questo contenitore deve riconoscere gli elementi essenziali per sopravvivere, perché di questo parliamo, è quello a cui accennava, siamo tutti nella stessa barca, cioè gli indicatori sono quelli, e se rimaniamo con questo status quo non ci salveremo, probabilmente nel 2040 ci sarò solo io. Però questo è, ok? Professore. Tanto ringraziarvi tutti per anch'io ci sono, io e il sindaco ci siamo, poi se volete esserci facciamo la pizza insieme, se la faranno ancora le pizze del 2040. Sapete che da qui al 2040 il 40% delle professioni di oggi non ci saranno più? Allora, noi, per il rischio è anche quelli che scompaiono, Allora, e quando io non voglio necessariamente essere, come dire delle cose diverse da quelle che sono, però, cioè, sti problemi è come il clima, no? Tutti parlano del clima, no? Tutti, cioè, però ci siamo dentro, cioè, o ci rendiamo conto che siamo in una situazione tale per cui qualcosa va fatto, se no uno dice, ragazzi, sapete cosa c'è? Nel 2040 saranno 400 abitanti e arrivederci a tutti. Che è un po' quello che sta facendo la Cina quando non accetta di ridurre le emissioni. Cerchiamo di capire come arricchire questa cosa qui. Elena ha preso nota di tutte le vostre suggestioni. Sì, le ha scritte tutte. E quindi adesso vedremo, discuteremo di nuovo col sindaco, il vice sindaco, l'assessore, che sono i nostri riferimenti. Cerchiamo di arricchirlo, arriviamo a un altro documento, si vedrà come continuerà un confronto con voi, ma nel frattempo, come l'avete detto voi, bisogna cominciare. Quindi i soldi bisogna cercare di portarli da qualche parte, cercare di fare qualche cosa di concreto, ma in un piano, non quell'opera lì, quell'opera là e quell'opera lì, perché, e questo lo dico io, mi assumo la responsabilità, ho bisogno di prendere voti, perché questo è un po' l'Italia. Noi i voti li prendiamo se cominciamo a pensare, e io non sono un politico, poi forse l'ho un po' fatto quando ero giovane, però, come dire, dobbiamo pensare a come migliorare la qualità della vita qui, nostra e dei nostri figli. Questo io penso sia l'obiettivo che ci siamo dati, di cui ringrazio il sindaco e ringrazio voi. Grazie, buona serata.